Bentrovati a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto il direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, il professor Emanuele Papi, per l'invito a partecipare a questa serie di seminari dedicati alle più notevoli scoperte conseguite dalla scuola. L'opera singolare di cui vi parlerò è una barocca decorazione dipinta scoperta nella necropoli dell'età del ferro di Afratì, sito della Creta centro-meridionale, indagato da Doro Levi nel 1924 e attualmente oggetto di riesame nell'ambito della mia ricerca dottorale presso l'Università di Verona e Ghent. La fortuna particolare di questo vaso è legata alla scena figurata che ne decora il collo, in cui un giovane e una fanciulla, incontrandosi, si accarezzano. Questa sorta di dialogo amoroso ha attirato l'attenzione della comunità scientifica, stimolando nel corso degli anni un dibattito sulla sua possibile interpretazione. Nella presentazione odierna metterò a fuoco le vicende connesse alla scoperta del vaso, descrivendone il contesto di ritrovamento e le caratteristiche fondamentali, focalizzando poi l'attenzione sulle peculiarità tecniche del suo apparato decorativo e sui punti salienti delle diverse proposte di lettura iconografica. Le vicende connesse alla scoperta della brocca di Afratì si intersecano con la storia delle prime ricerche italiane a Creta. La presenza di un sito antico sulla collina di Profitisilias, nei pressi del villaggio di Afratì, fu riscontrata per la prima volta da Federico Alber nel 1894. Il potenziale archeologico del sito, stando ai ritrovamenti di superficie significativo soprattutto per il periodo geometrico arcaico, colpì profondamente Alber, che negli anni successivi continuerà a caldeggiare l'opportunità di condurvi degli scavi. Tale opportunità si concretizzerà nel 1908, anno in cui Alber, da 9 anni direttore della missione italiana a Creta, incaricherà lo storico Gaetano De Santis di condurre i primi saggi di scavo sul Profitisilias. Le indagini di De Santis, concluse nell'arco di soli 4 giorni e rimaste inedite, portarono alla scoperta di diverse strutture e materiale ceramico di età orientalizzante, dunque di VII secolo a.C. L'occasione per delle indagini più approfondite si presenterà nella primavera del 1924. Doro Levi, al tempo allievo al terzo anno della Saia, si trovava a Creta, dove era intento a riunire le gemme minoiche in un solo corpus, l'unica opera che il futuro direttore della scuola lascerà incompleta. Alber, che ancora giocava un ruolo da regista nelle attività di ricerca italiane nell'isola, propose al giovane archeologo di condurre scavi estensivi da Frattì, con la non velata speranza di qualche nuovo eccezionale ritrovamento epigrafico. Levi, che al tempo aveva 25 anni, accolse con entusiasmo la possibilità di compiere il suo primo scavo in completa autonomia. Il consenso del direttore della scuola, Alessandro Della Seta, e il permesso concesso dalle autorità greche concretizzarono la campagna di scavo sul Profitisilias inaugurata lunedì 12 maggio. Lo scavo del sito, identificato da Levi con l'Arcades menzionata nelle fonti antiche, fu condotto in 5 settimane con l'ausilio di una ventina di operai e portò a risultati consistenti presentati dallo studioso nell'annuario e ricostruibili anche grazie ai documenti d'archivio conservati alla Saia, e in particolar modo al poderoso carteggio con Alessandro Della Seta. Le scoperte principali furono una fortezza a pianta rettangolare di età ellenistica individuata sulla sommità del colle, un abitato datato all'età geometrico-arcaica, concentrato sulle pendici orientali, e su quelle occidentali, su uno spiazzo situato a pochi metri dalla vetta, un'estesa necropoli in uso dal periodo protogeometrico agli inizi dell'età arcaica, dunque dal IX all'inizio del VI secolo a.C. La necropoli delle pendici occidentali rappresenta un unicum nel coevo panorama cretese, distinguendosi per l'attestazione di diverse tipologie funerarie contemporaneamente in uso. Dunque tombe individuali e incinerazione secondaria, deposte a cielo aperto e costituite da pitoi troncoconici che, capovolti, coprivano gli ossuari con il relativo corredo, tombe costruite a camera quadrangolare, utilizzate per inumazioni multiple, tombe a pianta circolare, del tipo atolos di tradizione minoica, contenenti diversi strati di cinerari con i relativi corredi. Tra quest'ultimi, in prevalenza unguentari e vasi per versare e consumare liquidi, si distinguono notevoli artefatti della cultura materiale locale e numerose importazioni corinzie e di origine orientale.
Venerdì 13 giugno, un violento temporale si abbatté sul Profitis Ilias, sorprendendo Levi e i suoi operai intenti a scavare l'ultima tomba della necropoli, la Tholos L. Il giorno successivo furono estratti dal fango gli ultimi reperti, tra i quali uno scudo con protomelionina, simile a quelli scoperti nel 1885 nell'Antroideo. Nei giorni successivi, i materiali dello scavo furono trasportati al museo di Heraklion, dove iniziarono le operazioni di lavaggio e restauro. La pulizia di una brocca, ricoperta di terra e passata inosservata nel concitato scavo dell'ultima Tholos, rivelò la scena di incontro tra amanti che ha reso celebre il vaso protagonista del seminario odierno. La Tholos L, dove fu trovata la brocca, si trovava nell'area centro-orientale della necropoli. La camera circolare aveva un diametro di 3,2 metri e pareti della volta conservate per circa 2 metri in altezza. Un corto dromos consentiva l'accesso da ovest. Perpendicolarmente al dromos e ad una quota superiore rispetto al suo piano di calpestio, Levi individuò le fondazioni di una struttura rettangolare, una sorta di avancorpo non attestato nelle altre tombe del Sepolcreto, forse funzionale ad attività di tipo rituale. I filari superiori della volta, crollati già in antico, avevano schiacciato il contenuto della tomba, costituito da più di 150 reperti, tra i quali almeno 22 urne cinerarie. I materiali ceramici suggeriscono un lungo utilizzo della tomba, costruita in età protogeometrica, dunque nel corso del IX secolo a.C., e utilizzata fino al III quarto del VII secolo a.C. Le planimetrie realizzate dall'architetto Enrico Stefani, che per alcuni giorni aiutò Levi nelle operazioni di scavo, permettono di ricollocare buona parte dei reperti all'interno della camera. La brocca degli amanti si trovava spezzata in pochi frammenti a destra della porta d'ingresso. Il crollo della volta e le tecniche di scavo del tempo non permettono di associare il vaso ad un preciso cinerario o gruppo di reperti. Il vaso, attualmente esposto al Museo archeologico di Heraklion, ha un'altezza di 31,8 cm e diametro di 26, argilla rosata e un'ingubbiatura color crema. Il corpo è sferico schiacciato, con alto collo cilindrico e ansa verticale a nastro. I motivi decorativi sono applicati sulla superficie a vernice nero-bruna o dipinti in bianco. Sul collo, che è posteriormente decorato a scacchi bianchi e neri, è rappresentata la celebre scena, figurata, incisa e resa a silhouette, raffigurante un giovane e una fanciulla, l'uno di fronte all'altro. L'uomo porta i capelli a zazzera e corto chitonisco, e cinge i fianchi della donna accarezzandone il mento. Questa ricambia afferrando le braccia del giovane, donna che i capelli raccolti in trecce indossa una lunga veste stretta in vita da una cintura. Sulla spalla del vaso è rappresentata, a figure bianche risparmiate su sfondo scuro, una scena di caccia di tradizione orientalizzante, raffigurante due leoni che inseguono un branco di cervi e stambecchi. I contorni degli animali sono incisi e resi a vernice scura, vernice utilizzata anche per altri dettagli come la punteggiatura dei manti. Il primo elemento di interesse legato a questo vaso è nella compresenza di due distinte tecniche decorative, la tecnica silhouette della scena amorosa e quella a figure bianche risparmiate su sfondo scuro del fregio della caccia. La tecnica silhouette, nella quale sono evidenti alcuni errori e incertezze che denotano una fase di sperimentazione o quantomeno un processo non del tutto codificato, rientra in un convenzionale panorama stilistico tipico delle produzioni orientalizzanti. La tecnica figure bianche su sfondo scuro, in questo caso anche risparmiate, rappresenta invece un nuovo stile che, come suggerito da John Boardman, anticipa quello a figure rosse attico. Questo stile, attestato in altri vasi della necropoli, databili nell'ambito del VII secolo a.C., può essere considerato come un'espressione della creatività delle maestranze locali, forse interessate a imitare l'effetto della decorazione su altri supporti, come ad esempio l'avorio, la pietra o il bronzo. Passando ad un'analisi più approfondita della rappresentazione amorosa raffigurata sul collo del vaso, va innanzitutto sottolineato che l'interazione dinamica tra le due figure è stata utilizzata per esemplificare la nuova concezione nella costruzione delle scene di gruppo propria dell'età orientalizzante. Una concezione, come notato da diversi studiosi, che esprime una progettazione unitaria che supera il semplice accostamento di figure a sé stanti, tipico della più antica arte geometrica.
Per quanto riguarda le caratteristiche stilistiche nella resa dei due personaggi, si notano il profilo del volto ad angolo ottuso, la testa più piccola in rapporto al corpo, la fossetta del mento accentuata, la mascella che forma al suo termine una curva. Ma anche, nel caso della figura maschile, il torso piccolo e snello, i capelli a zazzera, i lunghi arti e il disegno dei muscoli delle gambe e della rotula. Queste caratteristiche trovano confronti puntuali nelle rappresentazioni della figura umana tipiche del periodo medio-dedalico, attestate ad esempio in altri vasi rinvenuti nella stessa necropoli, nelle terracotte dell'acropoli di Gortina e in altre testimonianze della plastica e della toreutica cretese. La temperie stilistica è quella del famoso Kuros di Delfi, di capolavori della ceramica corinzia come la Ribalos Macmillan e l'Olpe Chigi, ma anche di produzioni siceliote riferibili a botteghe di Gela. Tali confronti permettono di fissare la datazione della brocca di Afrati tra i 675 e i 640 a.C. Come anticipato, l'interpretazione della scena è stata molto dibattuta. L'identificazione maggiormente condivisa dalla critica riconosce nella coppia Teseo e Arianna. Tale identificazione si deve a un'intuizione di Ernst Langlotz che nel 1928 si accorse della somiglianza della scena di Afrati con quella rappresentata su un Pinax di Taranto, nel quale sono rappresentate figure molto simili, separate però in questo caso da una matassa con filo che ne scioglie l'identificazione. L'ipotesi, accettata da Levi e da altri studiosi, trova chiaramente una valenza particolare a Creta, dove è ambientato il mito del labirinto. Altri studiosi hanno preferito riconoscere nelle figure una rappresentazione di Hieros Gamos, dunque di sacre nozze tra divinità, divinità che Ernst Buschow riconosce come Hera e Zeus. Scene simili sono largamente attestate nel mondo greco coevo, ad esempio nel Raion di Samo, ma anche nella stessa Creta, come testimoniano alcune figurine fittili e decorazioni a rilievo di Pitoi. La mancanza di attributi specifici non permette interpretazioni sicure. Tuttavia, la particolare gestualità della figura maschile, che accarezza il mento di quella femminile, riconduce chiaramente la scena nell'ambito del corteggiamento. Tale gesto, infatti, non è casuale, ma è il gesto di una supplica, lo stesso che Priamo implorante rivolge ad Achille nel 24° libro dell'Iliade e che Adolf Urvengler ha riconosciuto nelle decorazioni di uno specchio della collezione Castellani e in alcune lamine di Olimpia. Dunque una supplica di un giovane, in questo caso amorosa, che sta andando a buon fine o che andrà a buon fine, come sembra indicare la gestualità della controparte femminile. Concludendo la presentazione, vorrei rimarcare come i molteplici elementi di interesse della brocca di Afrati, in particolar modo legati alle suggestioni suggerite dal suo apparato decorativo, ne abbiano determinato la fortuna nel corso degli anni, facendo uno dei vasi più iconici e più frequentemente utilizzati per esemplificare gli sviluppi dell'arte greca nelle sue fasi più antiche. Un vaso che rientra dunque a buon titolo tra le più notevoli e famose scoperte conseguite dalla scuola di Atene nei suoi lunghi anni di attività.